panorama incredibile, stupendo, dal rifugio della Sibilla a 1545 metri sul livello del mare. Ed eccola la Sibilla, alle mie spalle, un panorama mozzafiato. Sono le 13.51 del 20 luglio 2014. Incomincio ora, a 1541 metri, la mia passeggiata cercando di andare più in alto possibile sulla Sibilla. La salita com'è dura, ma eccoci, qua sembra che c'è, che bello, stupendo signori, ui ui ui, che paesaggio, uno spettacolo unico, non me la ricordavo così bella la Sibilla. Fa caldo, ho fatto un bel tragitto, però ne valeva la pena. L'obiettivo è arrivare su. Ce la farò? Ci provo, vediamo un po'. Salve. E la camminata continua. Che spettacolo qua su. Giù è l'infernaccio. Si vede in lontananza la chiesa dell'Eremita. Eccoci qua. Un ultimo sforzo. Questo dovrebbe essere il pezzo più brutto. Vediamo un po' di riuscirci. Però non è male. Ci siamo. Eccoci qua. Pochi metri, il mio obiettivo è raggiunto. Ho guardato un po' intorno a me. È da paura. C'è
Ci siamo. Nel punto più alto. L'obiettivo è raggiunto. Sono le 16:23 e inizio la discesa. Qua alla mia sinistra Foce di Monte Monaco e la mia destra c'è la gola dell'Infernaccio. Di là ci dovrebbe essere l'Umbria. Andiamo un po' avanti. Da paura. Non è consigliabile a chi soffre di vertigini. Sto arrivando nell'unico punto dove c'è un po' di neve. Eccolo là. Neve, neve, neve. Adesso mi ci tuffo. Il pezzo più brutto oramai è fatto, adesso la discesa e sono le ore 17:12. Qui finisce il sentiero e inizia la strada. Il mio prossimo obiettivo è lassù. Eccola la strada del ritorno.